La situazione è una situazione comunque di difficoltà di trovare il personale, questo ovviamente le confermo, le richieste sono tante su tutti i ruoli, dai baristi, camerieri, aiuto cuochi. Questa difficoltà però secondo me è più legata a una questione delle competenze. In fondo il bacino del centro per l'impiego di Pesaro rappresenta circa 9.000 persone in ricerca attiva del lavoro, di cui il 60% circa alla terza media, o addirittura non ha anche meno, non ha nemmeno nessun titolo di studio. Fino a poco tempo fa si viveva nella più completa incertezza, quindi questo ovviamente ha creato problemi sia sicuramente di programmazione da parte degli imprenditori, ma anche gli stessi lavoratori che non sapevano se riuscivano a fare la stagione, si fa, non si fa, quando parte, eccetera. Tendenzialmente in genere la ricerca del personale stagionale iniziava anzi verso dicembre. È chiaro che quest'anno, ma anche l'anno scorso, c'è stato uno spostamento delle richieste delle figure professionali legate al turismo e questo fra l'altro ha provocato una richiesta improvvisa di un numero ovviamente importante. E anche rispetto al reddito di cittadinanza, i nostri navigator ci confermano che non ci sono problemi rispetto all'accettazione dei percettori, rispetto alle proposte di lavoro, anche perché comunque questo ha delle conseguenze, la normativa è abbastanza chiara rispetto a questa cosa. Insomma, quindi non credo che sia proprio questo il problema. Ci sono le persone, ma probabilmente non ci sono le competenze. Ma non è solo un problema legato al lavoro stagionale. Attenzione, perché questo ormai è un problema che si riferisce un po' a tutti i settori, soprattutto perché il mercato del lavoro è orientato a figure specialistiche. C'è questa allontanamento di quelle che sono le competenze dei lavoratori rispetto a quello che le imprese e le competenze richiedono. È evidente che soprattutto se si vuole cogliere questo, secondo me, più di un rimbalzo comunque economico, occorre incominciare a fare un investimento importante e mirato proprio rispetto alle competenze dei lavoratori. Secondo me anche nel turismo bisognerebbe intervenire proprio in termini di formazione e di miglioramento di quello che sono le competenze.